Consigliere Ciocca, dopo tanti incontri e un tavolo con diversi soggetti, una parziale soluzione per la questione delle poste è arrivata? Beh, sicuramente un risultato importante, frutto di un impegno altrettanto importante e significativo di Regione Lombardia, di questo bisogna darne atto sia alla Commissione che ho l'onore di presiedere, sia alla Commissione prima e anche al sottosegretario Nava, ma anche alla capacità di ascolto di Poste Italiane di capire che una razionalizzazione di un servizio deve assolutamente tener conto delle volontà dei territori, deve tener conto delle esigenze dei territori. Il fatto di aver salvato 15 uffici postali e aver perfezionato altri 15 uffici postali è sicuramente un risultato importante e significativo, non solo per i posti di lavoro, non solo appunto per un vantaggio diretto di chi lavora all'interno degli uffici postali, ma soprattutto per il servizio. Noi abbiamo bisogno assolutamente, soprattutto nei territori meno abitati, di garantire quei servizi di prima necessità. Le poste sono un servizio importante che consente di non spopolare un territorio, quindi sono servizi che vanno mantenuti e noi diciamo ovviamente che con tutte le tasse che pagano i contribuenti del nord, che pagano i lombardi, non è pensabile ogni giorno vedere un governo che toglie invece i servizi al nord. I servizi vanno potenziati, questo risultato ottenuto assieme alle poste è sicuramente un risultato che ci soddisfa. Definitivo? Spero sempre migliorabile, quindi mi auguro che questo risultato, sicuramente è già un buon risultato, speriamo di poterlo migliorare nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.